Credevo che fossero ladri, il racconto dell'artigiano incensurato che i carabinieri di Trapani avevano scambiato per Vito Manzo, coinvolto nel blitz antimafia Scialandro. Il San Domenico si rifà il look, proseguono i lavori a Trapani per il rilancio del prestigioso complesso nella zona del centro storico. Spiagge ecologiche a Favignana e Levanzo, area marina protetta e gestori di liti in difesa dell'ambiente. Ben ritrovati. C'è stato un retroscena nell'operazione antimafia Scialandro. I carabinieri di Trapani cercavano Vito Manzo, ma hanno sbagliato persona e soprattutto hanno fatto irruzione nella casa sbagliata. Credevo che fossero ladri e mi sono spaventato. Il racconto dell'artigiano di 50 anni, incensurato, che i carabinieri di Trapani avevano scambiato nel corso del blitz antimafia a Scialandro per Vito Manzo, coinvolto nella retata. Nel cuore della notte, militari dell'arma hanno fatto irruzione nel suo villino. Nelle campagne di Fulgatore cercavano Vito Manzo, ma hanno sbagliato casa e persona. Hanno bussato alla porta, aprite, carabinieri. Il cinquantenne, che era assieme alla compagna, non ha aperto ed ha chiamato il 112 per accertarsi se, come dicevano loro, fossero davvero carabinieri. Terrorizzato, imbracciava un fucile subacqueo per difendersi da quelli che lui riteneva ladri. Nel frattempo, i carabinieri hanno sfondato la parte inferiore della porta e gli hanno intimato di gettare l'arma. Vi sparo, avrebbe risposto l'artigiano, secondo la versione degli investigatori. A esplodere un colpo di pistola, da fuori, a scopo intimidatorio, invece è stato un ufficiale. La pallottola si è conficcata sul muro interno della casa. Il cinquantenne si è arreso, ha gettato l'arma ed è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina il processo per direttissima. Il pubblico ministero ha chiesto la convalida dell'arresto ai domiciliari per l'indagato assistito dall'avvocato Michele La Francesca. Il giudice Roberta Nodari ha convalidato l'arresto, ma non ha disposto alcuna misura restrittiva per Vito. È il nome dell'artigiano scambiato erroneamente per Vito Manzo. Resta però l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, di cui risponderà in seguito. L'udienza è stata fissata per il prossimo 22 novembre. Continuiamo a parlare di mafia perché c'è l'ombra di Matteo Messina Denaro dietro l'inchiesta della DIA di Milano. Per tutti è lo zio Paolo, Iggio, che su Facebook appare fotografato in smoking con gli occhiali da sole scuri come appena uscito dal set del Padrino. E Paolo Aurelio Errante Parrino, 76 anni, originario di Castelvetrano, ma da anni residente in Lombardia ad Abbiategrasso, dove è arrivato dopo essere stato sottoposto al soggiorno obbligato. C'è anche il suo nome tra le carte dell'inchiesta della DDA di Milano, che ha portato ieri all'arresto di 11 persone e al sequestro di oltre 200 milioni di euro, portando alla luce una sorta di alleanza tra mafia al nord. Una parentela, quella con l'ex super latitante Matteo Messina Denaro, che gli ha permesso, secondo i magistrati che coordinano l'inchiesta, di ricoprire un ruolo di spicco, divenendo il punto di riferimento di Cosa Nostra trapanese in Lombardia. Tante cose, vedi, che non stanno succedendo perché c'è di mezzo lui, se no sai già quante guerre erano partite, dicono gli altri mafiosi intercettati. Lo zio Paolo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe costantemente informato il boss castelvetranese arrestato lo scorso 16 gennaio alla clinica La Maddalena e deceduto a causa di un tumore, delle diatribe tra i trapanesi e il principale indagato Gioacchino Amico, uomo del clan senese a Milano. Lo conferma un'intercettazione tra Dino Pace, altro esponente del clan trapanese, e Domenico Tripodi, ritenuto vicino all'andrangheta. Lo ha saputo pure lui, sussurra Pace, pronunciando subito dopo il nome di Matteo Messina Denaro. Per i magistrati, Paolo Aurelio Errante Parrino avrebbe messo a disposizione gli uffici attigui al bar che lui stesso gestiva, il Las Vegas. Troppo poco, secondo il GIP Tommaso Perna, che ha rigettato la richiesta d'arresto per dimostrare che lo zio Paolo abbia continuato a far parte del sodalizio anche in epoca successiva alla condanna per mafia del 1997. Nelle carte c'è anche il nome di Antonio Messina, detto l'avvocato, che avrebbe partecipato a ben due incontri presso il bar San Vito di Campobello di Mazara, che insisteva a pochi metri dall'ultimo covo di Matteo Messina Denaro. Detenevano in casa beni di interesse archeologico. Tre fratelli Ericini sono stati denunciati dai carabinieri.
La passione per l'arte ed il vizio per la droga è costata una denuncia a tre fratelli ericini, scoperti in possesso di beni culturali detenuti illegalmente. I carabinieri di Trapani si erano recati presso l'abitazione dei tre fratelli, di età rispettivamente di 62, 54 e 50 anni, nell'ambito delle visite a persone sottoposte a misure di restrizione alternative alla detenzione in carcere. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti numerosi manufatti archeologici utilizzati come ornamento nell'appartamento. Complessivamente sono stati sequestrati 31 manufatti in terracotta e bronzo di interesse archeologico, due esemplari di tartarughe detenute illegalmente, circa 2 kg di corallo rosso, anch'esso detenuto illegalmente, e, per completare il quadro, 5 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e marijuana. I tre fratelli sono stati denunciati e segnalati anche per gli illeciti amministrativi in materia di pesca e acquacoltura e di stupefacenti. Sono stati tutti trasferiti i detenuti responsabili della rivolta scoppiata alle carceri di Trapani. I detenuti protagonisti della rivolta, scoppiata lo scorso 12 ottobre al Pietro Cerulli di Trapani, sono stati trasferiti in altre strutture penitenziarie fuori dalla Sicilia. Lo ha reso noto il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari. A seguito dei disordini ha dichiarato, in ottemperanza alla nuova circolare emanata dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 7 di questi sono stati tradotti fuori dalla regione. 6 invece presso carceri che si trovano sullo stesso provveditorato siciliano, ma a debita distanza dal luogo di residenza dei facinorosi. Il provveditore delle carceri, la Direzione Generale del Trattamento Detenuti e il personale coinvolto nelle traduzioni. La circolare di recente emanazione, fortemente richiesta dalla maggioranza delle più rappresentative sigle sindacali, conferma la sua efficacia. Iniziative violente, motivate dalla volontà di ottenere un trasferimento presso istituti prossimi al domicilio o alla residenza dei ristretti, ha concluso Stellari, continueranno ad ottenere l'effetto contrario. Nel corso della sommossa, un'intera sezione delle case di reclusione trapanese è stata devastata. Proseguono a Trapani i lavori per il rilancio del prestigioso complesso San Domenico nella zona del centro storico. Continua a Trapani l'apertura di nuovi cantieri per il recupero di monumenti e la realizzazione di opere pubbliche. A Complesso San Domenico sono in corso i lavori per il recupero del secondo chiostro e di alcuni ambienti dell'importante struttura del centro storico. I lavori, finanziati con circa 800.000 euro, prevedono il recupero delle strutture architettoniche e artistiche dell'ala est e termineranno entro l'anno. Questa mattina il sindaco Tranchida ha fatto un sopralluogo nel cantiere. E qui siamo al San Domenico, al chiostro di San Domenico, anzi al secondo chiostro di San Domenico. Alle mie spalle si vede il campanile di San Domenico che abbiamo recuperato nella scorsa legislatura, l'avevamo trovato abbandonato, inagibile, adesso invece è diventato anche uno sito turistico, è bellissimo vedere la città di Trapani dall'alto, un sapore antico. Nel primo chiostro abbiamo fatto degli interventi e parzialmente lo utilizziamo per eventi e mostre. Adesso invece ci stiamo concentrando nel secondo chiostro. Abbiamo ottenuto un altro finanziamento di oltre 800.000 euro e a poco il chiostro San Domenico diventerà polo culturale, museale. Qui verrà addirittura realizzata una particolare biblioteca anche per bambini. Ecco, continuiamo a lavorare un po' come le formiche per restituire alla città i suoi gioielli più preziosi e San Domenico sicuramente lo è tra tanti monumenti, tra tanti siti che nei prossimi giorni scopriremo perché siamo in una fase di appalti in corso, sono decine di appalti in corso, di finanziamenti che abbiamo conquistato. Trapani in cammino, un po' di pazienza, bisogna rispettare i tempi delle procedure, i tempi anche della burocrazia, però non molliamo. Trapani a poco riprenderà anche un cammino e un percorso non solo culturale, non solo di valorizzazione come destinazione turistica e culturale, ma anche di servizi ai trapanesi per cominciare dai cittadini più piccoli. A Favignana e Levanzo nascono le cosiddette spiagge ecologiche per la difesa dell'ambiente. A Favignana e Levanzo, durante la stagione estiva, è stato sperimentato con successo un modello di gestione che consente di sottrarre la biomassa spiaggiata dal ciclo dei rifiuti e di valorizzarla dal punto di vista ecologico e funzionale nell'ambito dell'ecosistema. Il progetto Meddecouplage è iniziato con un duplice obiettivo.
Il primo è quello di testare nuovi modelli, nuove soluzioni per il monitoraggio della posidonia spiaggiata e delle plastiche, dei rifiuti plastici, che spesso sono frammisti alla posidonia sulla spiaggia. Il secondo obiettivo era quello di testare soluzioni di economia circolare in modalità transfrontaliera, vale a dire attraverso una metodologia che fosse in grado di realizzare degli obiettivi tanto in Italia quanto in Tunisia. E questo ha comportato la realizzazione di due azioni pilota, che sono la spiaggia ecologica e il fishing for litter, quindi la pesca a rifiuto, e l'attivazione di filiere in grado di prendere in carico il rifiuto e di smaltirlo correttamente. Il progetto è stato promosso dall'area marina protetta Isolegadi assieme ad altri enti, tra cui l'ISPRA. Uno dei nostri partner istituzionali, ISPRA, ha sviluppato dei modelli di gestione sostenibile dei rifiuti all'interno delle località turistiche, e questo modello è stato studiato con analisi di contesto e applicato qui nelle nostre spiagge, a Favignana, alla spiaggia della Praia e a Levanzo a Calamindola. Ho spiegato ai gestori dei lidi che sono stati coinvolti come operatori economici, quindi anche con una refluenza per l'economia dell'isola, come gestire correttamente le biomasse spiaggiate, nel nostro caso la posidonia, e trasformarle da un elemento importantissimo dal punto di vista ecologico, perché la posidonia spiaggiata, ricordiamo a tutti, serve a mantenere la spiaggia. Noi ogni anno nelle isole Egadi troviamo spiagge meravigliose perché ci sono le banchette di posidonia che le mantengono in situ. Porto, buon prosieguo.